Buonasera e benvenuti amici della Lega Calcio 8, questo è l'atto conclusivo della Serie A, si affrontano il Toni Ponzi Investigazioni contro il Checco dello Scapicollo, due squadre che cercano punti importanti per la loro classifica. Il Toni Ponzi infatti è stato scavalcato un quarto d'ora fa dalla vittoria della San Giovanelle, quindi ora rischia il play-out. Per il Checco invece si avvicina il verdetto finale su chi vincerà la regular season tra la squadra di Ciro Bardelloni e il Cotton Club di Flaviano Pinna. Saluti di rito fra le due squadre, ricordiamo l'importanza infatti di questa partita perché, come dicevo in sede di presentazione, il Checco può ancora aspirare a vincere per l'ennesima volta consecutiva il titolo della regular season. Mancano infatti 50 minuti alla fine del campionato, il Cotton è avanti di 2 punti e affronterà proprio in contemporanea al Ciriaci la Ragnatela Pub, anch'essa a caccia di punti importanti per la zona playoff, mentre per il Toni Ponzi Investigazioni si complica all'ultimo la questione della salvezza, è stata scavalcata infatti dalla clamorosa vittoria della San Giovannella contro il Football 8 Roma Nord per 4-3 e quindi Toni Ponzi che ha bisogno di una vittoria, dei 3 punti per stare tranquilla oppure anche di un punto, ma poi in quel caso dovrà sperare nei risultati di chi sta sotto, ovvero di Alitalia e San Giovannella. Toni Ponzi che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in maglia bianca, mentre dalla destra alla vostra sinistra attaccherà il Checco dello Scapicollo in maglia orange. Andiamo a leggervi intanto quelli che saranno i protagonisti della gara per il Toni Ponzi Investigazioni: il numero 11 Acquaviva, numero 1 Corso, numero 8 10 Aiuti, numero 14 Gallo, 5 Perlatini, 10 Permellaro, 2 Pasquali, 9 Severini, 4 Tessicini. Tra le fila invece dei campioni d'Italia del Checco dello Scapicollo con il numero 8 Brunetti, numero 4 Buzzi, numero 15 Capolei, numero 6 Quozzo, numero 12 De Bernardo, numero 14 Bogdanov, numero 9 Marazzina, numero 5 Michetti, numero 18 Montesi, numero 3 Pompei, numero 13 Scala e numero 10 Stufa. E ora possiamo andare finalmente in cronaca per questa 30ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8, Toni Ponzi Investigazioni, Checco dello Scapicollo, ed è proprio la squadra campione in carica che manovra con Daniele Stufa che scende basso a prendere il pallone. Numero 10 per oggi per il centrocampista pupillo di Ciro Bardelloni, qua ci prova Mellaro a sporcargli il pallone ma poi Bogdanov allarga verso Marazzina, si va a vedere anche Capolei fra le linee, preferisce però andare all'indietro Pompei proprio da Nicola Quozzo, capitano del Checco dello Scapicollo, si va a vedere Stufa, scarica all'indietro per lui, pallone dentro fra le linee a cercare Bogdanov, poi il tocco sotto. Era a metà, diciamo, tra un assist per Massimo Marazzina che si era liberato al centro dell'area di rigore e un tentativo di lob per sorprendere Corso. Intanto qui la Toni Ponzi che ci prova con Tessicini, pallone per Severini, il mancino ad aprire dall'altra parte. Pasquali gira all'indietro con Latini che fa sfilare e quindi rilancio lungo di Corso, tutto facile per Quozzo che senza pressione mette giù. Capolei, tocco di prima, lo scambio con Marazzina, poi Bogdanov, si torna all'indietro da Quozzo, apre bene su Pompei, la sponda è per Capolei. Bogdanov prova il tocco dentro l'area di rigore, viene chiuso però da Tessicini. Ora Quozzo sale palla al piede, pallone dentro per Krasimir Bogdanov, cerca di girarsi il numero 14, poi si appoggia da Stufa. Sventagliata dall'altra parte dove c'è Marazzina, pensa al tiro col sinistro, poi rientra ancora Marazzina, ci prova in un secondo momento, pallone che colpisce l'esterno della rete ma c'è stata deviazione ed è calcio d'angolo per il Checco dello Scapicollo. È stato un malinteso, l'arbitro aveva indicato il corner ma poi è tornato sulle sue decisioni, la rabbia di Marazzina che pretendeva il corner così come aveva segnalato in un primo momento il direttore di gara. Stufa, sale palla al piede, si fa vedere il numero 5, viene servito dal centrocampista di Ciro Bardelloni, poi Quozzo, Pompei, l'ex Venere in bikini cerca di appoggiarsi da Capolei, viene però fermato dall'ottima copertura del numero 11 della formazione del Toni Ponzi che riparte ora in questo momento, ci prova Acquaviva, lo scambio con Severini, poi ancora Acquaviva, sinistro potente ma centrale, tutto facile per De Bernardo che poi si appoggia da Marazzina. Contrasto fra Marazzina e Severini,
calcio di punizione, poi va sportivamente a chiedere scusa il numero 9 della Tony Ponzi Investigazioni. Parte Capolei, solito cambio di passo per il numero 15 del Checco. Dentro Quozza a cercare Bogdanov, perde il tempo però per la battuta diretta in porta, quindi gli sottrae il pallone Tessicini, che si appoggia da corso, rilancio però è sbagliato ed è preda di Quozzo. Chiude l'azione qui Pasquali, pallone lungo verso De Bernardo che può rigiocarla con le mani verso il capitano Nicola Quozzo, che sale palla al piede. Attende il movimento dei compagni, poi si appoggia sulla sinistra dal numero 5, lo scambio con Marazzina. Pallone dentro poi a cercare Capolei, viene fermato però tutto da Acquaviva che riparte con l'aiuto di Mellaro. Si muove centralmente Mellaro, pensa anche alla conclusione, poi si appoggia da Acquaviva. Apre bene sul numero 11, ma è ottima la chiusura di Nicola Quozzo che ferma l'avanzata della Tony Ponzi Investigazioni, ritmi non altissimi. Sta facendo sentire anche un po' la stanchezza, siamo infatti a fine stagione. Anche se per quanto riguarda il Checco della Scapigola, la stagione è più che mai nel vivo. Intanto qui torniamo in cronaca perché Marazzina cerca di servire dentro Capolei, è uscito bene però con le mani l'estremo difensore della Tony Ponzi Investigazioni Corso. Dicevo, per il Checco dello Scapigola la stagione sta in realtà entrando nel vivo, squadra che è una delle due squadre di questa Serie A che può definirsi già ad Alba Adriatica, dove infatti verranno svolte le finali di questo campionato che ormai è divenuto nazionale, con l'ingresso anche della sezione di Milano di questo campionato della Lega Calcio 8. Ma torniamo in cronaca con Stufa, scambio con Capolei, ancora il numero 15, può guardare la porta, poi cerca l'1-2 con Marazzina che non si chiude. Vediamo se riesce, Dio ci aiuta, a mantenere il pallone in campo. Sì, ce la fa il numero 8, prestato da Bogdanov, l'1-2 con Severini, poi Tessicini. Sale palla al piede il numero 4, si appoggia con l'esterno verso Acquaviva, punta Pompei, se ne va Acquaviva, pensa al cross, poi si ferma, tenta un numero su Pompei che però gli sottrae facilmente il pallone. Viene anche ritarguito da Mellaro, voleva infatti lo scarico all'indietro, il numero 10, fantasista del Tony Ponzi Investigazioni. Intanto qui Quozzo, serve bene Bogdanov, si gira il numero 14, va alla conclusione, viene però fermato, poi Mellaro cerca di superare in velocità Stufa, si allunga però troppo il pallone, quindi è tutto facile per De Bernardo, bravissimo anche a giocare con i piedi il numero 14, il portiere del Checco dello Scapigola. Qui Marazzina gira bene di prima, poi chiede il pallone di ritorno, chiude però molto bene Latini, uno dei migliori interpreti di questo ruolo, difensore centrale fortissimo, quello della Tony Ponzi Investigazioni. Intanto qui Marazzina chiede e ottiene il calcio di punizione per questo intervento del numero 2 Augusto Pasquali, giocatore di temperamento che a volte cede. Fischio che è arrivato puntuale, quello del direttore di gara, quindi calcio di punizione per il Checco dello Scapigola, buona posizione per Gianluca Capolei. Uno sguardo anche al centro dell'area di rigore dove ci sono sia Marazzina che Bogdanov, è arrivato in questo momento anche Daniele Stufa. Va Capolei, il cross in mezzo e con la testa però allontana Latini direttamente dalle parti di De Bernardo, anzi no, di Quozzo che poi appoggia la De Bernardo. Ritmi non altissimi. Marazzina apre di prima verso Bogdanov. Si sgancia il terzino del Checco dello Scapigola, poi l'appoggio però è all'indietro verso Quozzo, ancora tagliare il campo e trovare il compagno dentro a cercare Bogdanov, viene fermato però tutto molto bene da Dio ci aiuti, poi Tessicini, ottima tecnica individuale del numero 4 questa sera della Tony Ponzi Investigazioni. Ora Acquaviva cambia su Severini che riesce a mantenere il pallone, anzi no, ma grandissimo stop da parte del numero 9, vero e proprio jolly della squadra, può giocare infatti sia in mezzo al campo sia sull'esterno e sia come riferimento offensivo, dotato di grandissima tecnica. Intanto qui buca Pasquali, ci prova Marazzina per il Checco dello Scapigola, il pallone all'indietro verso Pompei, cross di prima attenzione, pallone che però arriva al limite, Stufa cerca di toccarla per Bogdanov ma disturbato dalla pressione di Severini mette il pallone in rimessa laterale. Severini apre verso Mellaro,
Pensa al tiro, poi ritorna sui suoi passi il numero 10 Giordano Mellaro. C'è lo scarico facile con Tessicini, ecco che infatti lo effettua il numero 10. Poi Dio ci aiuti, all'indietro verso Latini. Giro palla difensivo della Tony Pozzi Investigazioni che non riesce a trovare il pertugio giusto per far male, per farsi vedere dalle parti di De Bernardo che fino a questo momento non è stato praticamente impegnato. Mellaro apre verso Dio ci aiuti, sale il numero 8, ha spazio avanti a sé, se lo prende tutto Dio ci aiuti, appoggio poi all'indietro e per Tessicini, apre verso Mellaro, c'è lo spazio per tirare, va con il mancino, non è il suo piede, si vede, conclusione velletaria del numero 10, ma buona opportunità per la Tony Pozzi Investigazioni. Quozzo, pallone verso Daniele Stufa. Ha spazio davanti a sé il numero 6, sale palla al piede, poi apre verso Marazzina, c'è il solo Stufa all'indietro, preferisce però tagliare il campo il numero 9 ex Mr. Jeff. Ora qui Latini salta di testa, poi il tocco di Capolei, si chiude quasi un 1-2 fortunato con Tessicini, ma qui può ripartire Tony Pozzi Investigazioni, lo fa con Patrizio Severini, punta Quozzo, va sul destro, il cross in mezzo, lo sporca però il capitano del Checco dello Scapicollo e quindi può ripartire la squadra di Ciro Bardelloni, lo fa con Capolei, tocco di punta verso Marazzina, apre dall'altra parte per Bogdanov, cerca di cambiare passo il numero 14, lo scambio l'1-2 che non arriva però con Capolei, ma arriva il fischio parte del direttore di gara, calcio di punizione in favore del Checco dello Scapicollo e quando siamo giunti al minuto numero 10, buona occasione per la formazione della famiglia Testa. L'arbitro dispone la barriera alla giusta distanza sul punto di battuta sia Quozzo che Capolei, ma molto probabilmente andrà proprio il fantasista marinese del Checco dello Scapicollo. Va Capolei con il destro, pallone che colpisce in pieno la barriera e quindi calcio d'angolo per il Checco dello Scapicollo che ora ci sta provando con maggiore verve, il cross in mezzo, Latini ancora una volta a dire no, allontana il pallone, di nuovo Capolei apre di prima verso Bogdanov, messo giù il pallone poi da Mellaro che ci prova per la Tony Pozzi, Acquaviva, Stufa, perde il pallone, ci prova Acquaviva e il miracolo di De Bernardo. Calcio d'angolo, prima occasione della partita arrivata per la Tony Pozzi Investigazioni, calcio d'angolo battuto sul secondo palo, il colpo di testa di Severini è piuttosto velletario e quindi De Bernardo può rilanciare lungo verso Bogdanov che la sfiora solo di testa, ma che lancio, che piede per il portiere del Checco dello Scapicollo. Intanto qui Latini vede Mellaro e lo serve, su di lui esce Marazzina, passa in mezzo a lui e a Stufa, anzi no, viene fermato ma secondo il direttore di gara in maniera fallosa e quindi calcio e punizione per la Tony Pozzi. Questa è una buona occasione per il destro che da lì può far male di Giordano Mellaro, il numero 10 della Tony Pozzi Investigazioni. Rincorsa lunghissima per il fantasista della Tony Pozzi Investigazioni. Barriera 2 per De Bernardo, parte la rincorsa di Mellaro, il destro, non c'è stata deviazione, anzi sì, la tocca De Bernardo, altro calcio d'angolo per la Tony Pozzi. Corner per la formazione di Augusto Pasquali, dalla bandierina andrà Acquaviva, Mancino a rientrare il suo, salito anche Latini. Questa buona opportunità, Acquaviva, il pallone verso Latini, e stacca di testa però più in alto Pompei, poi anche Marazzina ad allontanare, pallone verso Bogdanov, Dio ci aiuti e il numero 14, poi quasi non mette in difficoltà il suo portiere, il terzino della Tony Pozzi, che però riesce bene nel disimpegno e poi lo scarico verso Severini, pallone dentro per Acquaviva, cerca di lavorare bene il pallone, ci riesce all'indirizzo di Severini, poi Dio ci aiuti. Ancora il numero 8, lo scambio è con Severini, giro palla della Tony Pozzi, Pasquali pressato da Marazzina,
deve appoggiarsi all'indietro da Latini, cerca il rilancio, ma c'è stata la deviazione di Bogdanov che era andato in pressione sul centrale difensivo della Toni Ponzi, investigazioni. E quindi la rimessa laterale battuta in questo momento all'indirizzo di Severini, non c'è fallo per quanto riguarda il direttore di gara, ci ha provato Severini con il mancino, altra risposta di De Bernardo. Altro calcio d'angolo quindi per la Toni Ponzi investigazioni, partita sostanzialmente brutta questa sera al Circo della Stella Azzurra. Due squadre che però hanno ancora degli obiettivi davanti a sé, ovviamente l'obiettivo del Checco è dipendente dal risultato del Cotton Club, che ricordiamo sta giocando proprio in questo momento alla Ciriaci contro la Ragnatela Pub, che anch'essa deve ottenere i tre punti se vuole centrare l'obiettivo stagionale, che è quello del raggiungimento dei playoff. Stufa. Si appoggia da Quozzo, sguardo al posizionamento dei compagni, trova Capolei che gira sulla destra per Pompei, ancora Capolei, si muove bene il marinese, dentro a cercare Marazzina, Pasquali chiude tutto, poi ancora Capolei, ci prova di prima intenzione, conclusione però ribattuta la difesa della Toni Ponzi che può ripartire, ci acquavia tutto solo, vediamo se Mellaro lo vede, si appoggia invece da Severini, lo scambio con Tessicini, ancora il numero 4 a scambiare con Mellaro, si è proposto anche 10 aiuti, vediamo se lo serve il numero 8, ecco che arriva il suggerimento, anche Acquaviva ora sul secondo palo, Tessicini, pallone verso Severini, Acquaviva. Qui poteva cercare lo scambio con il numero 9, un po' macchinoso qui il numero 11 Acquaviva, quindi rimessa laterale per la Toni Ponzi che sicuramente sta cercando di creare qualcosa in più, ovviamente è più importante per la Toni Ponzi investigazioni questa partita, perché un'eventuale sconfitta praticamente sancirebbe sicuramente i playout per la Toni Ponzi investigazioni, mentre per il Checco dello Scapigol il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla partita del Ciriaci. Ora è arrivato però il fischio a parte del direttore di gara, calcio e punizione in favore della Toni Ponzi investigazioni, ci prova Mellaro, pallone dentro per Severini, si muove fra le linee il numero 9, poi l'appoggia indietro ancora per il compagno prestato da Stufa, poi Tessicini, apre su Latini, ancora Pasquali, buono il giro palla, pallone verso Mellaro, cercano 1-2 con Severini che si chiude, ancora Mellaro va con il mancino, chiude però molto bene Daniele Stufa, e quarto calcio d'angolo di questa serata per la Toni Ponzi investigazioni, che sta facendo qualcosa in più rispetto al Checco dello Scapigol. Ora Quozzo ad allontanare, poi Bogdanov con il piattone a cercare Pompei, vediamo se riesce a mantenere il pallone in campo, ce la fa il terzino ex Venere in bikini, poi Stufa, l'appoggio è per Capolei, sale Stufa, cerca ancora il numero 15, poi apre per Pompei, il cross arretrato per Capolei, ma è arrivata ottima e puntuale la chiusura di Giordano Mellaro che riparte, poi va con il destro e ancora De Bernardo si deve impegnare e distendere sulla sua destra per dirgli di no. Ci ha provato dalla lunghissima distanza Giordano Mellaro, appoggio all'indietro è per Latini, dentro a cercare Severini, su di lui il numero 5 della Checco dello Scapigol, intanto qui un'altra magia di Severini che con un'acrobazia è riuscito a mantenere il pallone in campo, sale il Checco dello Scapigol qui a sinistra, pallone sul secondo palo dove stava per arrivare Marazzina, pallone che però si perde di qualche metro fuori dalla porta difesa da Corso. Una delle poche conclusioni della squadra di Ciro Bardelloni verso la porta di Corso, ancora qui Severini con il tacco mette giù, seguito dall'avversario, ancora Severini con il mancino, cerca Acquaviva, viene allontanato però il pallone da Quozzo, poi Capolei sbatte il pallone sul volto, si accascia a terra il numero 15, quindi il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni di Gianluca Capolei. E ancora Quozzo per il Checco dello Scapigol ad impostare, pallone all'indietro verso Daniele Stufa, sale il numero 10,
su di lui Melaro, poi cerca e trova Capolei, ancora stufa. Allontana di testa Latini, mette giù ancora nuovamente il numero 10 del Checco dello Scapicollo, poi Cuozzo, si muove Michetti qua sull'out di sinistra, viene servito, la pressione di Severini, ancora Michetti, arriva il fischio però da parte del direttore di gara e quindi è time out chiamato dalla panchina della Tony Ponzi Investigazioni. E si riprende quindi il gioco qui al Circolo della Stella Azzurra quando siamo ormai giunti al 21° minuto di gioco, ancora 0-0 fra Checco dello Scapicollo e Tony Ponzi Investigazioni per questa ultima giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Intanto ci arrivano gli aggiornamenti dalla Ciriaci dove il Cotto Club è passato in vantaggio e quindi questo diciamo significa che neanche i tre punti basterebbero per il Checco dello Scapicollo per agguantare il primo posto di questa regular season, ma ovviamente anche al Ciriaci siamo al primo tempo, quindi ci sono ancora più di 25 minuti da giocare per questa ultima giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Intanto qui la Tony Ponzi che manovra con Dio ci aiuti, poi Latini, lancio lungo a cercare il taglio di Acquaviva che però parte in ritardo, quindi è tutto facile per De Bernardo che la gioca corto da Cuozzo, si fa vedere anche Stufa sulla sua sinistra, vediamo se lo serve il capitano, l'appoggio invece per Brunetti. Si gira il numero 8, gli chiede il pallone Stufa ma non arriva il passaggio da parte del centrocampista del Checco dello Scapicollo, ancora Cuozzo, pallone dentro verso Bogdanov, la sponda è per Marazzina che gira di prima bene su Stufa, mette giù il pallone numero 10, l'appoggio è verso Brunetti, si fa vedere anche Capolei sull'out di destra, viene servito, suggerimento però troppo lungo, non può arrivarci l'esterno di Ciro Bardelloni. Quindi si perde anche questa azione del Checco dello Scapicollo. Intanto qui riparte Acquaviva per la Tony Ponzi. Cuozzo si complica un po' la vita, ci prova Acquaviva e c'è il calcio d'angolo, quasi non stava per sorprendere De Bernardo, altro calcio d'angolo per la Tony Ponzi Investigazioni. Va Mellaro dalla bandierina verso Acquaviva, poi il pallone che arriva dalle parti di Severini e pallone che sfiora il palo lontano della porta difesa da De Bernardo. Bogdanov gira verso Capolei, mette giù bene il pallone numero 15, punta la porta, va alla conclusione, murata però da Acquaviva, poi non si capiscono Tessicini e Latini, pallone che filtra in area di rigore, arriva il fischio da parte del direttore di gara, qui ci sono le proteste da parte dei giocatori del Checco dello Scapicollo che infatti non chiedevano delle delucidazioni in merito a questo fischio. Intanto Latini, lancio lungo è per Acquaviva, si rinnova il duello con Cuozzo. Brunetti ad impostare verso Marazzina, l'anticipo su di lui da parte di Latini, ancora il tocco di Brunetti verso Bogdanov, non arriva il fischio da parte del direttore di gara, in un secondo momento esce Corso che poi va al rilancio lungo verso Acquaviva e Cuozzo di testa, sbaglia però il disimpegno Acquaviva, cosa ha sprecato il numero 11 della Tony Ponzi Investigazioni a tu per tu con De Bernardo. Brunetti apre per Bogdanov, esce bene però su di lui Pasquali, anticipo secco del numero 2 della Tony Ponzi Investigazioni. Severini, lo scarico per Dio ci aiuti, poi Mellaro chiede palla a Severini, sfera però giunge dalle parti di Tessicini, ancora Dio ci aiuti, sale lui palla al piede numero 8, prende spazio, poi lo scarico è per Mellaro che tenta la conclusione con il destro, la deviazione però da parte del neo entrato, il numero 4 Buzzi, e quindi calcio d'angolo per la Tony Ponzi Investigazioni che sta provando a sbloccare questa partita, ci è andata vicino pochi minuti fa con il destro di Patrizio Severini, ora ancora dentro Severini a cercare Latini, esce bene però De Bernardo che fa ripartire il contropiede del Checco dello Scapicollo con Capolei, punta Mellaro, Capolei, lo scarico è per Cuozzo che ha seguito bene l'azione, l'appoggio all'indietro per ancora per Capolei, poi Buzzi però perde un tempo di gioco e quindi deve ritornare da Cuozzo, uno contro uno con Pasquali, gli sporca il pallone il capitano della Tony Ponzi e quindi rimessa laterale per il Checco. Marazzina pensa anche alla conclusione, poi il sombrero va con il mancino Marazzina e un super corso a dire di no.
E prima grande occasione per il checco dello Scapicollo, arriva praticamente allo scadere di questa prima frazione, ci ha pensato Massimo Marazzina, ottima però la risposta di Corso, il calcio d'angolo proprio verso il bomber ex Mr. Jeff, poi Mellaro va con la spalla ma Brunetti capisce tutto, la Veronica poi va con il destro e ancora una volta Corso si distende sulla sua sinistra e dice di no al checco dello Scapicollo. Ultima occasione di questo primo tempo, calcio d'angolo messo fuori, però allontanato da Patrizio Severini, è arrivato il fischio però da parte del direttore di gara, è uscito la sfera e quindi non è riuscito a mantenere il pallone sul rettangolo di gioco, il numero 9 della Tony Ponzi Investigazioni, rimessa laterale che verrà affidata alle mani di Paolo Buzzi, va lui dentro a cercare la sponda di Cuozzo sul secondo palo verso Bogdanov, ma arriva il fischio del direttore di gara, fallo in attacco per il checco dello Scapicollo, Bogdanov ha infatti spinto 10 aiuti e quindi calcio e punizione per la Tony Ponzi. Siamo ormai oltre al 25esimo minuto, infatti arriva in questo momento il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda tutti al riposo sul risultato di 0-0 fra Checco dello Scapicollo e Tony Ponzi Investigazioni. È tutto pronto per la ripresa del gioco con il secondo tempo fra Checco dello Scapicollo e Tony Ponzi Investigazioni, mentre ci arriva il parziale dalla Ciriaci, ha raddoppiato il Cotto Club 2-0 per la squadra di Flaviano Pinna. E quindi si allontana il desiderio del Checco dello Scapicollo di chiudere anche quest'anno in testa alla classifica la regular season, ma torniamo in diretta con Paolo Buzzi che si appoggia all'indietro da Nicola Cuozzo, lo scambio è con Daniele Stufa, sale il numero 10, poi preferisce tornare da Brunetti e quindi si ritorna all'indietro, qui la verticalizzazione però arriva in un secondo momento e Tessicini però è bravo a chiudere tutto per la Tony Ponzi e ripartire palla al piede, lo scambio è con Giordano Mellaro, guarda la porta il numero 10, poi si appoggia da Severini, lo sguardo in mezzo sul secondo palo verso Acquaviva con la testa e poi ad allontanare Daniele Stufa dove però non c'è nessuno e quindi può reimpostare la squadra di Augusto Pasquali. Intanto vediamo anche gli altri risultati che stanno arrivando dagli altri campi della Serie A della Lega Calcio 8. 3-2, infatti si è chiuso il primo tempo alla Longarina fra Mr. Jeff ed M. Servizi Gianicolo, partita importante sia in chiave playoff che in chiave playout, mentre l'Eurobet Palermo sta vincendo 1-0. Intanto qui la decisione del direttore di gara è quella di non... dare il calcio d'angolo alla Tony Ponzi, bensì una rimessa laterale, una rimessa dal fondo, scusate, per il checco dello Scapicollo che ora manovra con Brunetti, l'appoggio è verso Stufa che agisce da terzino in questa ripresa, il tocco dentro per Capolei che però non arriva a buon fine, ancora Brunetti cerca e trova splendidamente Bogdanov, poi sul secondo palo va Buzzi con il mancino murato da Latini, pallone ancora vivo, ancora Brunetti con il destro e pallone che fa la barba al palo, messa dal fondo con le mani già battuta però da Corso verso Acquaviva, ma chiudono molto bene Paolo Buzzi e Nicola Cuozzo, due veterani del gruppo ben gestito da Ciro Bardelloni che citiamo direttamente il presidente Testa, è il vero fenomeno di questo gruppo più che mai vincente. Maurizio Brunetti intanto, un altro dei veterani, si appoggia da Cuozzo, potrebbe anche andare al tiro, poi cerca lo scambio con Bogdanov, viene però chiuso da Latini che si proietta in avanti, fa tutto da solo il numero 5, poi tenta la palla splendida per Acquaviva, poi tocco di mano assolutamente involontario di Brunetti e giustamente fa proseguire il direttore di gara. Brunetti, scambio con Cuozzo, poi dentro a cercare il numero 15 Capolei, Bogdanov apre verso Buzzi, Pasquali su di lui, lo punta Buzzi, poi torna indietro da Brunetti, di prima per Capolei, il velo che serve Bogdanov, poi ancora Capolei, esplode il destro, pallone che si stampa sul palo. Palo interno per il numero 15 del Checco dello Scapicollo che ci ha provato dal limite dell'area ma ora spinge la squadra di Bardelloni, ci prova con Nicola Cuozzo, lo scarico è per Brunetti, tenta il triangolo con Bogdanov che però gli apre verso Capolei, arriva il numero 15, punta di 8 aiuti,
cerca di andare al cross, ma è bravo qui il numero 8 della Tony Ponzi Investigazione a non farsi superare dall'esterno offensivo del Checco dello Scapicollo, che quindi viene fermato. Occasione per il Checco con Brunetti e con Capolei qualche secondo fa, ma ora ci prova la Tony Ponzi con Tessicini. Severini cerca di andarsene a stufa, viene però arginato bene dal numero 10. L'appoggio all'indietro è per Tessicini. Acquaviva cerca di cambiare tutto sul secondo palo, il suggerimento è però troppo forte, non riesce a stoppare bene il numero 9 della Tony Ponzi Investigazioni, quindi Checco che riparte e lo fa con Buzzi che apre dalle parti di Marazzina, poi Acquaviva torna su di lui e guadagna anche una rimessa laterale. E si riprende quindi il gioco qui al Circolo della Stella Azzurra con il risultato di 0-0 fra Checco dello Scapicollo e Tony Ponzi Investigazioni in questo ultimo atto della Serie A della Lega Calcio 8, ovvero la 30ª giornata della regular season. Tanto gli aggiornamenti che ci arrivano dalla Ciriaci, dove il Cotton Club sta affrontando la Ragnatela Pub. Il risultato è di 3-0 per il Cotton Club, che a 20 minuti dalla fine della regular season può praticamente definirsi il campione di questa stagione regolare della Serie A della Lega Calcio 8. Infatti conduce per 3-0 le reti di Davide Lefebvre, Mario Artistico e Marco Giordano per quanto riguarda la formazione di Flaviano Pinna, che e ha praticamente condannato all'uscita dai playoff la Ragnatela Pub di Matteo Dupachè. Dato qui Corso va al rilancio praticamente troppo lungo e restituisce la sfera al suo collega De Bernardo. Brunetti cerca di superare Acquaviva, viene fermato dal numero 11 che poi riparte, lo sfida in velocità a più gamba il giovane esterno della Tony Ponzi Investigazioni, che però viene chiuso da Brunetti, che non gli concede neanche la rimessa laterale. Bogdanov si appoggia all'indietro da Buzzi. Cuozzo apre su Stufa, che praticamente in questa ripresa fa proprio il terzino. Intanto qui Bogdanov se ne va bene a Pasquali, dentro per Marazzina, esce però molto bene Corso che va al rilancio subito lungo per Mellaro, pallone abbastanza buttato, occasione sprecata per la Tony Ponzi Investigazioni, che poteva ripartire molto bene, ma ha sprecato tutto il portiere della formazione di Pasquali. Ora Cuozzo, pallone dentro a cercare Brunetti, apre sulla destra il numero 8 dove c'è Paolo Buzzi, lo scambio con Marazzina, ancora Buzzi dentro per Marazzina, esplode il mancino, ma c'è Corso a dirgli no. Buona l'uscita da parte dell'estremo difensore della Tony Ponzi Investigazioni. Stufa dentro a cercare Bogdanov, riesce dal numero 10 il centravanti del Checco, poi Cuozzo. Pallone dentro a cercare Marazzina che va con la testa, pallone alto sulla traversa, buona occasione per il Checco dello Scapicollo. Ci ha pensato Marazzina cercare di sbloccare questo risultato che rimane impantanato sullo 0-0. Sicuramente secondo tempo più godibile fra le due squadre. Ancora Marazzina si appoggia da Pompei verso Capolei, ancora Pompei va in sovrapposizione l'uno contro uno, scusate, con Augusto Pasquali, anche un calcetto con esperienza il centrale della Tony Ponzi Investigazione. Intanto qui Marazzina anche a pressare su tutti, in particolare qui su Giordano Mellaro, anzi no, su Tessicini, che esce bene dal pressing, no, però su quello di Brunetti che gli sottrae il pallone. Ancora Acquaviva, fasi un po' confuse di gioco, prova a mettere ordine Severini che se ne va in mezzo a due, poi non riesce a servire Mellaro. Superiorità numerica per il Checco dello Scapicollo con Paolo Buzzi, l'appoggio all'indietro verso Pompei, pensa al tiro anche se poi effettua un cross in mezzo per Bogdanov, allontana però Latini che è praticamente su tutti i palloni. Ottima anche la partita questa sera da parte di Latini. Tanto qui Buzzi combatte con Mellaro, poi Tessicini cerca di mettere un po' di ordine con la sua qualità,
perde però la sfera, Dio ci aiuti, va con il destro e arriva il vantaggio del Checco dello Scapicollo. Ci ha pensato Krasimir Bogdanov con la compartecipazione del portiere della Tony Ponzo, della Tony Ponzi Investigazione Corso, che sicuramente poteva fare molto ma molto meglio. E forse anche una deviazione a complicare il lavoro di Corso, ma sta di fatto che il Checco dello Scapicollo è passato in vantaggio. Ci ha pensato il numero 14, uno dei volti storici del gruppo di Ciro Bardelloni, ovvero Krasimir Bogdanov. Pompei apre verso Buzzi, poi la sponda di testa all'indietro per il portiere De Bernardo, ora Buzzi. Brunetti gira verso Cuozzo, sale il numero 6, si va a vedere Bogdanov, viene servito splendidamente da Cuozzo, va Bogdanov con la punta e Corso dice di no, molto bravo qui Bogdanov ad andare con la punta, nuovamente il numero 14 e dice di no, ancora una volta Corso, opportunità quindi per la Tony Ponzi che può ripartire con Tessicini, pressato da Brunetti, torna all'indietro da Dio ci aiuti, pensa alla gettata lunga, poi si appoggia da Latini. Giro palla non perfetto qui, pallone piuttosto bruttino verso Pasquale, intanto qui Marazzina salta su Acquaviva, sbatte anche la testa il centravanti. È rimasto a terra Massimo Marazzina. E quindi si può riprendere, è entrato in campo anche Simone Gallo per la Tony Ponzi Investigazione, autore di una tripletta nell'ultima partita della squadra di Pasquali, il 5-3 casalingo contro l'Alitalia che ha complicato poi il percorso in questa Serie A della formazione di Pasquali. Qui ci prova Gallo dalla lunga distanza, va con il mancino, colpisce in pieno Krasimir Bogdanov, botta violentissima quella di Simone Gallo, che ha un mancino veramente incredibile. Ne sa qualcosa Calcaro, il portiere dell'Alitalia, ne ha presi tre nell'ultima settimana. Capolei pensa al cambio di passo, poi il pallone dentro per Bogdanov, chiuso bene però da Latini, riparte la Tony Ponzi, ma già Capolei che ritorna sul pallone, partita anche oggi infinita quella di Gianluca Capolei, non si ferma davvero un attimo, quantità e qualità a servizio della squadra. Dato qui De Bernardo, fa vedere ancora una volta cosa sa fare con i piedi, praticamente un difensore aggiunto, partecipa senza problemi al giro palla della squadra di Ciro Bardelloni. Qui Scala verso Cuozzo, ancora dentro a cercare Scala, pensa al tiro numero 13, poi si appoggia da Pompei, cambia tutto all'altra parte ma regala di fatto il pallone ad Acquaviva, quindi può ripartire da Tony Ponzi, lo fa però in maniera timida con Dio ci aiuti, lo scambio è per Tessicini, prestato da Scala, pallone dentro verso Mellaro, poi Acquaviva, anzi no è Gallo, cerca di destreggiarsi e di far partire il mancino, viene però chiuso da Buzzi che quindi ritorna da Nicola Cuozzo, intanto è uscito Daniele Stufa fra le fila del Checco dello Scapicollo. Brunetti apre per Bogdanov, si va a vedere ancora Brunetti, poi Cuozzo, di nuovo Buzzi, lo scambio è con il portiere De Bernardo, sbaglia qui però De Bernardo, non si è fatto vedere nessun compagno, quindi ha preferito non rischiare e mettere il pallone in rimessa laterale, già battuta in questo momento da Dio ci aiuti. Punta Bogdanov, poi torna all'indietro però da Latini. C'è stato un attimo in cui i ritmi si erano alzati in mezzo al campo, ora però intanto qui Mellaro ci prova dalla lunghissima distanza e trova l'1-1 della Tony Ponzi Investigazioni. Stavo dicendo che i ritmi si erano abbassati, mi ha smentito subito Giordano Mellaro e 1-1 alla Stella Azzurra. È arrivato il pareggio, qui anche un'incertezza da parte di De Bernardo che sicuramente poteva fare qualcosa di più, solita sassata dalla lunga distanza di Mellaro, pallone anche piuttosto angolato, non riusciva a trattenerlo il portiere del Checco dello Scapicollo, quindi partita che si ravviva nel finale 1-1 fra il Checco dello Scapicollo e la Tony Ponzi Investigazioni. Qui ci prova Bogdanov a cercare subito il gol che riporterebbe in vantaggio il Checco dello Scapicollo, ma viene fermato da Latini che spara lungo.
e poi Cuozzo apre verso Pompei, può salire il numero 3, può guardare anche la porta, va al destro direttamente verso i pali, tutto facile per Corso, Tezzicini verso 10 aiuti, dentro sulla verticale a cercare Severini, uno contro uno con Buzzi, gli tira anche la maglia Severini, non arriva però il fischio a parte del direttore di gara che decide di dare il vantaggio, qui però perde palla Cuozzo su Severini, Mellaro si apre il pallone verso Gallo che va con il mancino e un paratone di De Bernardo, dice di no al vantaggio della Toni Ponzi. Ancora dentro Bogdanov, pallone verso Scala, può pensare al tiro al numero 13, pallone che colpisce l'esterno della rete. Corso ci prova con Severini, sbaglia però il tocco al numero 9 che è preda di Scala, poi il tocco di mano di Tezzicini, calcio di punizione già battuto, tutto di fretta da Gabriele Pompei che però spreca il possesso del pallone e fa ripartire la Toni Ponzi con Giordano Mellaro. L'appoggio è dalle parti di Severini, il velo però a favorire l'avanzata di 10 aiuti che però ha trovato la strada sbarrata e quindi è costretto a riaprire da quest'altra parte dove c'è Augusto Pasquali. Mellaro al centro dell'area di rigore, ci prova il centrale della Toni Ponzi a servire il compagno, chiuso però molto bene da Cuozzo che apre su Buzzi, sale Cuozzo, si va a vedere Buzzi sull'out di sinistra, viene però fermata l'avanzata del capitano del Checco da Tezzicini che quindi rimanda all'indietro la squadra di Ciro Bardelloni, De Bernardo apre su Bogdanov in solida posizione di ultimo uomo per il numero 14 che può pensare anche al tiro, poi lo scambio con Cuozzo, Pasquali su di lui chiude tutto, può ripartire la Toni Ponzi investigazione, un 2 contro 2, allargato il pallone verso Simone Gallo, su di lui Brunetti, va Gallo con il mancino, pallone che praticamente è un passaggio a De Bernardo che fa rilanciare l'azione, che rilancia l'azione del Checco dello Scapicollo con Buzzi. Brunetti a sinistra, viene servito in questo momento, su di lui Severini, lo tiene a debita distanza Brunetti, poi in qualche modo riesce a trovare da quest'altra parte Pompei che però viene chiuso ottimamente da parte di Pasquali, poi Mellaro perde un sanguinoso pallone al centro del centrocampo e ci ha provato Scala a colpire direttamente da fermo, pallone che si perde però lontanissimo dalla porta difesa da Corso, qui Acquaviva in mezzo a tre giocatori del Checco dello Scapicollo, viene fermato, anzi no, era Simone Gallo, viene fermato dal fischio da parte del direttore di gara che non mi pare abbia fischiato fallo, forse ha fischiato solo per rassicurarsi su quelle che erano le condizioni di Simone Gallo. E quando siamo giunti al minuto numero 16 di gioco, 1-1 ancora tra Checco dello Scapicollo e Toni Ponzi Investigazioni, ci prova Pompei dentro a cercare Bogdanov, gamba tesa, qui gioco pericoloso del centravanti del Checco su Latini che è rimasto a terra, ha avuto la peggio in questo scontro il centrale difensivo della Toni Ponzi Investigazioni a cui ricordiamo non basta il pari per potersi dire direttamente fuori dai play-out, servono infatti 3 punti. O quantomeno il pari potrebbe bastare, anzi no, è vero, avevo detto bene, non basta il pari in virtù della vittoria della San Giovannella che ha complicato e non poco il destino della Toni Ponzi, dato qui Cuozzo cerca di trovare l'altra parte Capolei, viene chiuso però il passaggio da Latini, ancora Severini, ruba palla al Checco, poi Acquaviva però gliela restituisce cercando un dribbling con poca decisione, poi ancora Bogdanov, va dentro a cercare Cuozzo, ha l'opportunità per il tiro, lo esplode il numero 6, viene murato però da Latini, Mellaro poi tenta l'uno contro uno con il capitano del Checco, si appoggia però invece all'indietro per Tezzicini che muove bene il pallone, intanto qui 4-2 al circolo sportivo Ciriaci, arrivano gli aggiornamenti, 4-2 ha accorciato distanze la Ragnatela Pub. Di 18 di
21esimo sul cronometro, 1-1 fra Checco dello Scapicollo e Toni Ponzi Investigazioni. In questa ultima giornata della Serie A della Lega Calcio 8 si è ripreso dopo il secondo ed ultimo time out della partita, chiamato dalla panchina della Toni Ponzi Investigazioni. Ora invece il Checco che manovra in mezzo al campo con Brunetti, che apre bene su Bogdanov in mezzo all'area di rigore, l'appoggia all'indietro ancora verso Brunetti, un rigore praticamente per il numero 8 del Checco dello Scapicollo, che spiazza corso e fa il 2-1 al Circolo della Stella Azzurra. Gol praticamente progettato e concluso dal numero 8 del Checco dello Scapicollo, che ha pescato benissimo al centro dell'area di rigore Bogdanov, poi si è proposto per il pallone di ritorno e lo ha spiazzato corso con un destro preciso e che non ha lasciato scampo al portiere della Toni Ponzi Investigazioni. Ora si fa molto complicata per la squadra di Augusto Pasquali. Intanto qui ancora dentro il pallone verso Marazzina, che va con la rovesciata, esce però molto bene e in maniera molto coraggiosa corso. Calcio d'angolo intanto per il Checco, che vuole chiudere in avanti questa 30esima giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Pallone sul secondo palo dove c'è Pompei, tenta la conclusione, esce bene però su di lui Pasquali. E quindi rimessa laterale per il Checco dello Scapicollo. Stufa chiede il pallone e lo ottiene con il servizio di Pompei, poi viene chiuso ancora una volta da Augusto Pasquali e quindi rimessa laterale per il Checco dello Scapicollo, che sta spingendo sull'acceleratore in questi ultimi minuti, vuole mettere al sicuro il risultato. Ancora con le mani andrà il numero 3 del Checco, si va a vedere Capolei, pallone di ritorno è proprio per Pompei, che va con l'esterno destro, colpisce praticamente in pieno petto il centrale difensivo della Toni Ponzi Investigazioni, quindi sarà calcio d'angolo per la squadra di Ciro Bardelloni. Va Capolei, fermato il suggerimento verso Marazzina, arriva anche il fischio a parte del direttore di gara perché c'è un fallo in favore della Toni Ponzi, che può ripartire con Acquaviva. Non abbiamo capito la ragione del fischio a parte del direttore di gara, bensì è stato fatto che però è ripartita la squadra di Augusto Pasquali, ma ha già perso il pallone, ma lo ha fatto anche in questo momento il Checco dello Scapicollo con il tocco di ritorno sbagliato da parte di Bogdanov. Mellaro, l'autore del momentaneo 1-1 della Toni Ponzi, scambia con Tessicini, si fa vedere Dio ci aiuti, due in mezzo all'area di rigore, se ne va Dio ci aiuti, pallone dentro con il tacco Simone Gallo e un paratone da parte di De Bernardo che salva ancora il Checco dello Scapicollo, ci prova ancora una volta Gallo, pallone largo. 3 minuti di recupero, intanto è arrivata la segnalazione da parte del direttore di gara, mancano 3 minuti alla fine della regular season per quanto riguarda queste due squadre, quando intanto non ci arrivano altri aggiornamenti e quindi il Cotton sta sempre vincendo 4-2. E sulla Ragnatela Pub. E quindi finissero così entrambe le partite, rimarrebbe la stessa distanza fra le prime due della classe, quindi primo Cotton Club che riesce a vincere questa regular season al suo primo anno di Serie A, mentre dopo tanti anni il Checco dello Scapicollo non vince la regular season, ma sicuramente promette battaglia agli uomini di Giuseppucci per quanto riguarda le finali ad Alba Adriatica. Intanto qui Capolei cerca di superare Dio ci aiuti, non ce la fa per la buona chiusura del numero 8, che poi pesca al centro di centrocampo Mellaro, che ci prova di prima, sbaglia però tutto completamente il numero 10 del Toni Ponzi Investigazioni. Pallone che esce addirittura oltre la recinzione qui al Circo della Stella Azzurra, qui ci prova Bogdanov, tenta di cambiare passo, poi si appoggia da Capolei, se ne va Pasquali, fa uno sgambetto e poi va a chiedere scusa, arriva anche il cartellino giallo per Gianluca Capolei. Deve essere ribattuto perché ovviamente, essendoci stato il cartellino, di arrivare il fischio da parte del direttore di gara per far riprendere il gioco. Ora Tessicini cerca di superare Stufa in velocità, ce la fa, poi si appoggia da Latini, lo scambio è con Gallo, prova ad andare con il mancino ma viene chiuso da Marazzina, tutto il Checco a proteggere la propria area di rigore, ci prova Gallo con il sinistro, la deviazione, il pallone rimane lì, Latini, De Bernardo, parata distinto che salva il Checco dello Scapicollo. Qui Bogdanov
Pasquali su di lui che esce in anticipo, poi l'attacco da parte di Mellaro allontana, poi più lontano che può il numero 3 Pompei. Pallone che finisce praticamente in braccio a Corso, che rimette il pallone in mezzo, dentro a cercare Latini, cerca di coprire bene questo pallone, non arriva però il fischio a parte del direttore di gara, voleva il calcio di punizione Latini, quindi Stufa che allarga su Capolei, sventagliata all'altra parte dove c'è Marazzina, lo stop è il numero 9, pensa al tiro, poi il pallone dentro verso Bogdanov, il triangolo da parte di Marazzina e Bogdanov non si chiude, quindi può ripartire per l'ultimo assalto la Tony Ponzi Investigazioni. Si è acceso improvvisamente questo finale al circolo della Stella Azzurra con la Tony Ponzi che ci prova con Acquaviva, cerca di andarsene, poi Gallo con il mancino, sbaglia però tutto completamente e perde l'opportunità di pareggiare qui al circolo della Stella Azzurra, un punto che però non sarebbe servito a niente per la classifica della Tony Ponzi Investigazioni. Ora manca soltanto il triplice fischio perché sono scaduti in questo momento i 3 minuti di recupero, arriva infatti ora il triplice fischio da parte del direttore di gara, il Checco dello Scapicollo, vince 2-1 sulla Tony Ponzi Investigazioni, ma non riesce ad arrivare prima e dopo anni in questa regular season perché il Cotton Club ha fatto altrettanto al circolo del Ciriaci battendo 4-2 la Ragnatela Pub.